non si è visto un soldo nelle 600 euro, nelle 25.000 euro che si è fatto la domanda, ancora non si è visto niente. Non si può andare avanti così. Io ho una famiglia, io mia moglie se lavora lì, c'è una figlia col bar, è chiusa, noi non si vede un soldo. Un soldo. Noi senza liquidità, senza introiti, siamo in ginocchio e lo Stato nel giro di 3 mesi è riuscito a fare questo. È sceso in piazza anche ad Arezzo il popolo delle partite IVA. Le affitti che vanno avanti, le bollette che nessuno ha firmato, che vanno pagate, non so se quando rientrerò si troverò tutto spento lì. E niente, a me personalmente non mi sono arrivati neanche quei promessi benedetti 600 euro. Quindi faccio parte di quel milione di partiti IVA che non hanno ricevuto neanche i 600 euro. Ecco come stiamo. Commercianti, baristi, ristoratori, parrucchieri, estetisti, artigiani e via dicendo hanno deciso di far sentire così la propria voce. Già a febbraio si è iniziato a vedere questa perdita di lavoro, ma si capiva che stava arrivando qualcosa di brutto. Il 12 di marzo ci fanno chiudere, ma nessuno ci aiuta, abbiamo contributi solo spostati, abbiamo gli affitti che camminano, io abbastanza consistente anche, e affitto di casa, e bollette, cioè lo Stato ci dà 600 euro, fra me e mio marito. Quando ho chiuso mi è arrivata una bolletta di 1200 euro al bar, cioè ci dicono di fare un mutuo, ma noi dobbiamo fare un mutuo, io ho già un mutuo, perché la nostra attività io e mio marito l'abbiamo presa 4 anni fa. Ho già una rata, mi carico un altro mutuo di 25.000 euro. Cioè, io sinceramente, noi siamo disperati, non sappiamo come fare. Un flash mob di protesta, silenzioso ed ordinato, ovviamente a distanza di sicurezza e con la mascherina, per manifestare la paura di non farcela a superare questa fase di emergenza. Io non mi vergogno di dire, e purtroppo è questo, l'imbarazzo, la dignità umana è stata calpestata. Io oggi non ho nessuna dignità, nessun imbarazzo a dire che ho fatto richiesta anch'io per i voucher alimentari. Questo è il risultato, signora. Ecco come ho passato gli ultimi quasi 3 mesi, ad arrivare a chiedere al comune di Arezzo i voucher alimentari anch'io, solo che non rientravo per il reddito che purtroppo comportava l'anno scorso, perché effettivamente io ho chiuso in positivo, riapro in negativo però. Da piazza Guido Monaco infine gli imprenditori, tutti ad un metro di distanza per rispettare le misure anti-Covid-19, sono saliti sino al comune per consegnare nelle mani del primo cittadino Alessandro Ghinelli una lettera contenente le loro richieste. Un anno bianco fiscale in tutti i suoi aspetti, laddove si può. Capisco l'impresa anche economica da parte della città di Arezzo, ma dobbiamo fare un confronto. Se chiudono le attività oggi, domani le casse del comune saranno vuote, perché noi partecipiamo, contribuiamo in modo imponente a quella che è il riempimento di queste casse dei vari amministrazioni comunali. Quindi non possono fare a meno di noi, che ci aiutassero quest'anno e noi li aiuteremo nei prossimi anni.